Buongiorno. Ciao, chi è stato bravissimo dal veterinario ieri che ha fatto il microchip e l'antirabica? Che bravo, amore mio. Sei stato bravissimo. Una nuvoletta dolce, dolce. Abbiamo sistemato i gatti ieri, hanno fatto entrambi l'antirabbica, anche Gatta Stellina è stata bravissima. Vero, gatta Stellina? Sei stata bravissima. Si è incavolata tantissimo, ringhiava e soffiava alla veterinaria. Quindi bravissima, no. Diciamo che ti sei fatta valere, brava gatta, brava gatta, brava gatta. Fagliela vedere tu al veterinario che ti fa la puntura. Ah, no, mi freghi. Gatto Denver invece è stato un angioletto, gli ha fatto perché lui non aveva il microchip, quindi ha dovuto fare anche il microchip, due punture Gatto Denver, ed è stato bravissimo, cioè non si è lamentato, niente, stava lì fermo così con sti occhioni, poverino. Caro Denver. Caro Denver, bravo, bravo patatino mio. Comunque ragazzi, allora, aggiornamento di oggi, ho dormito 3 ore perché ho finito di montare il video, sono andata a dormire alle 6 e alle 9 mi sono svegliata perché sono arrivati, è arrivata la ditta di traslochi a portarmi tutti gli scatoloni. Scusatemi se oggi sarò completamente fusa, ma appunto, avendo dormito 3 ore ragazzi, non connetto tantissimo, però sono molto felice perché finalmente ho tutti gli scatoloni ragazzi, c'è una montagna di scatoloni. Oh mio Dio! Questa è la situation del mio soggiorno in questo momento, ragazzi. Non so se si riesce a capire quanta roba ci sia qua. Sono 180 scatoloni. Una marea, veramente. Tantissimissimissimissimissimi. Adesso ovviamente sono tutti piegati, ma quando saranno tutti composti, sarà veramente un casino. Infatti i tizi dell'agenzia sono stati molto molto gentili, molto disponibili, simpatici. Devo dire che sono contenta alla fine di aver scelto loro. Mi hanno detto che non appena ne ho pronti, tipo una trentina, possono già passare, li prendono e li lasciano lì nel magazzino in modo che io non vivo praticamente negli scatoloni sommersa, perché onestamente 180, io gli avevo chiesto 150, ma lui mi ha spiegato che ne portano sempre in più di norma, no? Perché è sempre meglio che avanzino piuttosto che manchino. Però io già avevo chiesto in più, perché mi sa che l'altra volta ne avevo 120, 130 di scatoloni, quindi boh, non lo so, forse sono troppi, ma penso che sia meglio appunto averne troppi piuttosto che troppo pochi. Quindi da oggi ragazzi si inizia ufficialmente con il trasloco, ragazzi, oh mio Dio, oh mio Dio. E tra l'altro un'altra cosa devo farvi vedere. Eccola qua ragazzi, oggi è arrivata anche la mia nuova TV. Ho preso questa LG da 55 pollici, che è un pochino più grande di quella che ho di là, che è una 50 pollici, quella appunto rimane qui in casa in affitto, e questa invece sarà la mia TV che porterò con me. Non pensavo onestamente che fosse così grande perché c'è praticamente mezzo corridoio solo per la TV. Pazzesco. E l'ho ordinata qui, ragazzi, perché in Italia costava parecchio meno che in Olanda. Sto controllando un po' i prezzi. Quindi, ragazzi, la giornata di oggi sarà dedicata al trasloco. Devo riempire quanti più scatoloni possibile. E poi sono super felice perché finalmente, più tardi nel pomeriggio vado da Goran Wheeler a mettere l'extension. Sono troppo troppo felice finalmente, ragazzi, perché mi serve veramente un po' di massa, un po' di volume. Anche i capelli piegati, guardate i miei capelli, si piegano così solo perché ci dormo in un determinato modo e rimangono piegati così. Sono assurdi. Altro aggiornamento è che ho ordinato il letto ed il tavolo da pranzo, ragazzi. La consegna l'ho programmata per appunto il giorno in cui sarò finalmente in casa nuova, quindi anche per questo super happy. Adesso, vabbè, mettiamo su una lavatrice, che lo sapete che quando filmo i vlog non so neanche come fare per aprire, visto che c'è una montagna di scatoloni qua. E appunto mettiamo su una lavatrice e poi mi truccherò e poi si comincia con la valanga di scatoloni con il trasloco, yes! Ok ragazzi, momento make up, i capelli sono un disastro ma li lascio così, tanto poi me li sistema il parrucchiere. Inizio con il make up, uso il matte primer di Rimmel, amo, amo, come sapete questa combinazione primer e fondotinta.
Purtroppo sto finendo il fondotinta e spero ce ne sia abbastanza da spremere fuori da poter utilizzare oggi. Vi devo dire che sono molto elettrizzata, emozionata di iniziare a preparare gli scatoloni. Da oggi ho visto proprio che tutto quello che sto pianificando, che stavo pianificando, si sta realizzando e l'ho visto materializzarsi con tutti questi scatoloni, con la montagna veramente di scatoloni che adesso è sparso per il soggiorno e per tutta la casa. Quindi finalmente vedo che è vero, che si sta realizzando, che il momento di trasferirmi è finalmente qui. Non mi sembra veramente vero, non mi sembra vero, ma sono strafelice, ragazzi. E il fatto di iniziare proprio ad inscatolare le prime cose, non lo so, è un po' come se avessi la conferma che effettivamente sta succedendo davvero, perché prima era come se il trasloco fosse solo nella mia testa, non lo so, e adesso invece sta succedendo davvero, ragazzi. Sono riuscita a spargere un po' ovunque sulla mano un po' di fondotinta, però sono riuscita a prelevarlo ancora dal tubicino. E utilizziamo questo perché è fantastico, sia la shade che la tenuta, ragazzi, che la resa, è veramente, sono fantastici. Chissà poi se vendono rimmel in Olanda. Penso di sì, perché vorrei continuare ad utilizzare in realtà questo combo di fondotinta e primer, anche se onestamente forse per l'estate può essere un pochino troppo coprente. Sì, effettivamente penso che sia un pochino troppo coprente per l'estate. C'è anche da dire che l'estate olandese non è esattamente l'estate italiana, quindi potrebbe essere considerata una primavera, diciamo, se va bene. Ragazzi che avete esperienza con i traslochi, datemi qualsiasi consiglio vi venga in mente per i traslochi. Se avete mai fatto un trasloco e vi siete resi conto di alcune cose che avreste voluto sapere prima di traslocare qualsiasi cosa, datemi consigli, ragazzi, perché in questo momento mi sono veramente più utili che mai. Soprattutto dopo brutte esperienze che ho avuto in passato, qualsiasi consiglio in più per quanto riguarda i traslochi è veramente ben accetto. Comunque, oggi altra cosa che devo fare, devo andare anche in farmacia ad insistere per il fatto che mi debbano fare il passaporto, perché quando sono andata mi hanno detto: no, non ti facciamo il passaporto, non si può fare per il coronavirus. Ma mi ci aveva mandato la veterinaria e quindi sono tornata dalla veterinaria, perché appunto ci sono andata per fare le vaccinazioni ai gatti, il microchip a gatto Denver, e le ho chiesto: ma come mai in farmacia mi dicono di no, voi mi dite di sì e in farmacia mi mandano via? E lei mi ha inoltrato la mail dove appunto c'è la circolare della praticamente dell'azienda sanitaria locale che comunica ai veterinari che è di nuovo possibile, dal 1° giugno era di nuovo possibile appunto emettere, come si dice, emettere i passaporti per gli animali e altre cose del genere. Quindi si sono sbagliati in farmacia, quindi devo ritornare, ma vabbè, ci andrò un pochino prima di andare a fare i capelli. Tanto il programma di oggi è solo inscatolare, preparare, ordinare mobili. Ah, ragazzi, sono riuscita a fare l'ordine su IKEA, finalmente, e è venuto fuori un casino. Praticamente sul sito IKEA olandese, cioè, io dovevo pianificare la consegna, quindi l'ordine, copriamo queste occhiaie, ragazzi, che oggi sono terribili, veramente. Io devo pianificare la consegna per quanto riguarda i mobili, appunto, per quando avrò naturalmente le chiavi della casa. E quindi dovevo fare l'ordine con il servizio clienti al telefono, si può fare direttamente con loro al telefono e poi loro ti pianificano la consegna. E quindi ho provato ieri, mi hanno mandato un link che non funzionava, un casino. Oggi ho riprovato, di nuovo non funziona, ho chiesto a Chiara di provare, ho chiesto a Demelza, insomma non funzionava. E poi oggi richiamo e ho scoperto che nemmeno lei lo sapeva, ha dovuto informarsi, vabbè, un casino. Dopo mezz'ora che sono stata al telefono, se non di più, abbiamo scoperto che che praticamente si può fare acquisti tramite il loro servizio clienti solo con carta di credito olandese oppure tramite iDeal, che è un sistema di pagamento che io utilizzavo quando avevo il bancomat olandese, ma anche quello è olandese, quindi in altro modo non si può fare. E quindi praticamente ho dovuto chiedere a Demesa di pagare per me e le ho mandato subito un bonifico, quindi un casino, veramente un casino, ma sono riuscita alla fine ad ordinare i mobili. Non sono tutti, perché come vi dicevo non li sto prendendo tutti da un unico posto,
però sono parecchi e verranno consegnati appunto il 29, quindi io il 29 andrò, sarò in Olanda, il 29 di giugno di questo mese sarò in Olanda e sarò lì per quando mi consegnano i mobili. Stesso giorno, il 29, mi consegnano anche il letto e la tavola da pranzo che alla fine ho scelto. Sono molto contenta della mia scelta, poi bisognerà vedere come risulta il tutto, però io sono molto molto contenta delle cosine che sto scegliendo. Magari non sarà il gusto di tutti, come è normale che sia, però deve essere gusto mio, quindi, e lo è, quindi questo mi rende veramente veramente felice, ragazzi, mi sono appassionata tantissimo. Grazie videocamera che ti spegni sempre nei momenti meno opportuni. Vi stavo dicendo che appunto mi sono divertita e mi sto divertendo tantissimo a cercare idee sull'arredamento, mobili, colori, e a cercare ispirazioni. Mi è piaciuto veramente tanto, mi è sempre piaciuto, devo dire. Anche da piccola stavo lì con un programma, un gioco al computer che manco mi ricordo come si chiamasse, tipo il computer dell'era preistorica, però stavo lì con un giochino in cui tu praticamente arredavi casa e mi piaceva tantissimo quel gioco e devo dire che mi è piaciuto appunto tantissimo anche arredare la mia nuova casetta, ovviamente anche il pensiero che sarà la mia nuova casetta in Olanda, quindi naturalmente anche emotivamente è tutto molto molto bello, quindi sono contenta, non vedo l'ora di vedere come sarà la mia creazione, come sarà appunto il risultato finale della mia nuova casetta. L'unica cosa che non cambierà per niente praticamente, almeno per il momento, perché ho in mente di fare presto un makeover completo del mio studio, appunto sarà il mio studio, che per il momento questi sono i mobili del mio studio, però ho tanta intenzione di fare appunto un makeover completo, quindi di cambiare tutti i mobili, però voglio studiarmi un pochino meglio appunto le idee e vedere più ispirazioni eccetera, però c'è anche questa idea, anzi se avete qualche consiglio per quanto riguarda l'arredamento non solo della casa ma anche in particolare del mio studio, fatemi sapere perché sicuramente mi tornerà molto 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 utile. E il colore che vorrei fare come tema del mio studio è oro e rosa, però appunto ci penseremo più avanti, intanto mi devo trasferire che ragazzi mi sta già prendendo il panico, io lo sapete, ve lo dico sempre, non sopporto il disordine, sono una persona estremamente ordinata e quindi per me è molto difficile adesso vivere con questo casino, ma soprattutto mi sono resa conto che le prossime settimane, soprattutto fine mese, sarà veramente un disastro per me, quindi come vi ho già ripetuto, come vi ho già detto nel video precedente, in uno dei video precedenti, perdonatemi se non riuscirò a caricare video proprio ogni giorno durante questo trasloco. Può succedere che io rimanga senza internet perché magari sono fisicamente in viaggio e quindi non posso caricare un video, cercherò comunque di programmare tutto già da prima, non so però quanto tempo, cioè so più o meno quanto ci mettono ad attivare internet, ho già controllato, ho già scelto il provider che voglio avere, ho già scelto il piano e tutto quanto, e però di solito ci mettono 2 settimane, io 2 settimane prima di trasferirmi farò la richiesta perché non posso farla prima perché ovviamente c'è un'altra persona che ci abita e quindi cercherò di fare in tutti i modi per non saltare video e cercherò di fare in tutti i modi per avere internet da subito non appena entro in casa, però naturalmente dovrò prima dare appuntamento al tecnico che viene, quindi ragazzi vi prometto che farò veramente di tutto per non abbandonarvi in ogni caso quello che è certo è che voi mi seguirete in tutti gli step del trasloco come già state facendo oggi che iniziamo con gli scatoloni, però questo assolutamente, però ecco può darsi che magari qualche giorno io non riesca proprio fisicamente o a creare dei contenuti perché devo lavorare, preparare roba, essere veloce, quindi non riesco magari a stare con la videocamera a filmare come faccio nei vlog, oppure può darsi che appunto rimanga senza connessione internet e in quel caso appunto è anche impossibile per me caricare, però prometto che mi impegno più che posso, perché se non carico qualche giorno mi mancate in un modo terribile, soprattutto mi sento molto in colpa perché dal lunedì al venerdì 17:30 cascasse il mondo, io devo caricare un video e quindi non quando salto, per dire, mi sento super 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 in colpa, infatti voi lo sapete perché vi chiedo scusa 6.000 volte.
Trucco fatto ragazzi, oggi ho fatto uno smokey eye, però non ho utilizzato eyeliner, ho messo solo gli ombretti e il mascara, che cosa ne dite? Il rossetto è I love you back, dico sempre I love you back, ma no, è love you back di MAC, adoro troppo. Adesso non mi resta che andare così tutta bella truccata, pronta per fare gli scatoloni, yeah! Sto preparando, ho già riempito, i primi due scatoloni sono fatti ragazzi, qui sopra ho scritto appunto soggiorno, dne una soba in sloveno, e qui sotto knjige, che significa libri, quindi ho svuotato la libreria, adesso svuoto tutti i cestini. In questo scatolone qui siamo a tre. Impacchettando cose ho trovato queste foto di mio papà da giovane. Visto che tutti mi avete chiesto di vedere com'era mio papà da giovane, adesso vi faccio vedere le foto. Allora, vari look abbiamo. Vi dico solo una cosa, io in questa foto mio papà non lo riconosco. A parte che non l'ho mai visto in vita mia così abbronzato, ma vi giuro che non lo riconosco proprio. Comunque, queste sono le foto, qua era più piccolo. Qua penso mi assomigli particolarmente, abbronzatissimo anche qua. Barba stile anni 70, fantastica. Visto che in tantissime poi mi avete scritto ma tuo papà è bellissimo da giovane, doveva essere tipo Alain Delon, oh mio Dio. Queste sono le foto appunto di mio papà da giovane ragazzi. Svuotato quasi tutti i cestini, me ne manca soltanto uno. Svuotato un po' anche lì, non so come fare con questa povera orchidea per non farla morire nel trasloco, la porterò io così a mano. Comunque abbiamo fatto, preparato e chiuso quattro scatoloni e li sto anche numerando come ben potete vedere, così sapremo anche esattamente quanti ne abbiamo ragazzi, e soprattutto sapremo anche se qualche scatolone sparisce per puro caso, ma non credo, insomma è una ditta molto molto seria e mi sto trovando molto bene con loro. Quindi soggiorno, come vi dicevo prima, ne una soba, rasno significa varie, varie ed eventuali, roba a caso. Scatolone numero 4 fatto. Outfit di oggi ragazzi, ho la t-shirt We Should All Be Feminists di Dior. Questo giubbino che penso di aver preso da motivi ma ancora secoli e secoli fa. Poi ho la borsetta, quella che ho preso l'anno scorso della collezione estiva di Chanel, quella trasparente con la sabbia all'interno, che finalmente posso, non so se si vede, eccola, ta-da-da! Finalmente estate! Più o meno, e posso tornare ad usarla. Ho i pantaloni della tuta perché voglio stare comoda. Secondo me questo outfit, se potesse parlare, direbbe: sto traslocando e sto andando dal parrucchiere per poi tornare a preparare gli scatoloni. Quindi, ragazzi, let's go! Mettiamo la mascherina, non dimentichiamoci la mascherina, che mi è già successo di arrivare fino al portone giù e rendermi conto che tutti avevano la mascherina, io no, e sono dovuta rientrare. Quindi mascherina, che rovinerà irrimediabilmente il nostro trucco di oggi, ma finalmente andiamo a fare l'extension, evviva! Sono quasi arrivata da Goran Wieler e questo è il tempo ragazzi, ombrello, pioggia, cielo grigio, ma comunque una piazza bellissima e tra pochissimi passi siamo arrivati. Le mie extension ragazzi, guardate le fronte! Ho l'extension ragazzi, evviva! Adesso dobbiamo tagliarle, guardate quanto sono lunghe. I miei capelli, eccoci, i miei capelli, spero riusciate a sentirmi che con la mascherina non so mai se mi sentite o no. I miei capelli arrivano fino a qua praticamente. Dobbiamo tagliare un pochino, è un peccato, mi dicevano di lasciarli così, però no no no. Anche se sono bellissime veramente, voglio avere l'extension solo per un po' di massa, per un po' di volume, non per la lunghezza, voglio avere la lunghezza mia. Comunque sono troppo contenta finalmente di sentire spessore, di sentire un peso, di avere questo volume pazzesco. E poi il colore ragazzi è perfetto, perfetto.
Sono tornata a casa dai gattoni. Ciao, ciao, caro Denver, sei bellissimo. Sì, sì, sei stato solo troppe ore, lo so, scusami, scusami. Scusi, signor Garo Rever. Ragazzi, io comunque sono troppo felice, finalmente. Guardate quanti capelli, guardate che volume pazzesco in confronto a prima. Vabbè, sono veramente troppo, troppo, troppo contenta. Evviva, finalmente, quarantena, tiè! Ho rifatto il colore, ho rifatto pure il station, tiè! Comunque ragazzi, adesso tutta bella truccata con il naso rovinato dalla mascherina. Penso che sia tipico per tutte noi che ci trucchiamo. Se invece avete un trucchetto, fatemi sapere per come fare, perché non si, perché non mi venga il naso tutto rosso, ok? Comunque adesso trucco e capelli fatti e posso continuare il trasloco. Continuiamo ad impacchettare roba, ragazzi. Sì? Che cosa c'è? È l'ora della scatoletta? Sì? Sei sicuro? Ok, ok. Catastellina invece è molto più paziente e silenziosa, ma anche lei sta aspettando la scatoletta. Sì, sì, arriva, arriva. Oggi per lor signori abbiamo sempre, sempre Almo Nature, oggi pollo e gamberetti, ragazzi. Ecco qua, buon appetito. Buon appetito. Non mangi? Ma guarda questo. Ma guarda questo, tutte quelle urla. Guarda gatta Stellina, che brava. Brava gatta Stellina. Ma gatto Denver, io prendo la pappa più buona, più naturale e tutto quanto, e tu la snobbi così. Ah no. Sì, la snobba decisamente. Grazie gatto Denver, grazie. Tu sì che mi dai soddisfazione. Ma to. Adesso la mangia, ma io non lo so, ok, top, in silenzio, allontaniamoci, buon appetito gatti. Io invece oggi ho comprato la mortadella e un panino al latte e mi farò un panino. Lo so ragazzi, lo so, mangio un panino a cena, però ho voglia di panino alla mortadella. Che cosa vi devo dire? Io a volte mi prendono ste voglie e devo mangiare, e poi ho preso sta mortadella che è buonissima oggi, quindi adesso mangiuccherò questo, poi magari qualcos'altro, non lo so. Ma oggi è veramente una giornata, cioè, sono immersa nel trasloco al 100% e sono molto motivata a fare quanti più scatoloni nel più breve tempo possibile, così loro intanto già vengono, se ne portano via alcuni e poi ne faccio altri, eccetera eccetera, così non ho nemmeno la casa troppo piena di scatoloni. Quindi sì, voglio continuare a lavorare quanto più possibile sul trasloco, e quindi panino e si ricomincia. Guardate che meraviglia, ragazzi. Buon appetito a me. Situazione attuale, ragazzi, immersa letteralmente tra gli scatoloni che sono più alti di me. Questi sono tutti scatoloni pieni. Ho svuotato completamente tutta la libreria, da tutti gli scaffali e tutti i cestini. Ho involtizzato una per una tutta la mia collezione di fatine, ragazzi, con questa carta che fa da protezione naturalmente per le cosine delicate e fragili. E questo è appunto tutto quello che ho riempito, più quegli altri scatoloni lì, e direi che ho fatto un buon lavoro. Ho svuotato completamente anche il bagno più grande, con la scala sono salita, ho svuotato tutto quanto quello che c'era sulle mensole, sugli appendini, ho svuotato completamente anche questo specchio e poi ho svuotato anche tutto quello che c'era qui. Questo invece lo lascerò semplicemente il... un portasapone che comunque rimane qui in casa mia. Quelle lì sono, ho lasciato una bath bomb da poter utilizzare in questo mese, e poi quelle sono candele che sono quasi tutte finite, quindi quelle le butterò. E anche questo, ragazzi, è fatto. Qui c'è un gattino tutto bianco un po' colantione che vi vuole salutare e vi vuole dare la buonanotte. Buonanotte a tutti i miei fans. Tanti baci, tanti baci, tanti baci.
Wow ragazzi, è tardissimo e sono distrutta. Mi sono messa a montare anche tutti gli scatoloni, quelli con gli appendini, e mi sono messa ad appendere tutti i cappotti, quindi ho svuotato anche praticamente tutti gli armadi, quelli fatti su misura che rimangono qua in casa. Quindi che quelli sono vuoti, è veramente stancante il trasloco, stancante, molto stancante, però alla fine ogni volta c'è sempre, non lo so, poi la soddisfazione di aver fatto tutto, e quando vedrò la mia nuova casetta tutta bella, arredata e pronta, sarò sicuramente felicissima, ne sarà valsa la pena. Quindi sto cercando di appunto di godermi anche questo momento del trasloco, perché molto spesso pensiamo, no? Ah, non vedo l'ora che succeda questo, non vedo l'ora che succeda quello, allora lì sì che sarò felice. Io invece penso che quello che penso è appunto che non si debba aspettare che arrivi un momento nel futuro per essere felici, ma bisogna esserlo in ogni istante, perché come sapete io credo fortemente che tutto quello che c'è è il momento presente, non c'è nient'altro, noi viviamo sempre solo il momento presente, quindi vivere nel passato oppure nel futuro non ha senso. Quindi non voglio dire non vedo l'ora di traslocare così lì sarò felice, voglio dire sto traslocando e sono felice anche adesso, anche se c'è casino e tutto, è comunque una cosa bellissima e devo godermi anche questo, anche il trasloco, anche se per me è dura, perché come vi dico troppo spesso ormai, io detesto il casino, il disordine. Quindi mia family, spero che vi sia piaciuto questo vlog, anche se è stato un po' solo concentrato sul trasloco, ma potete immaginare, questi video saranno, i video da qui a un mese qualcosina, saranno molto incentrati sul trasloco e poi saranno anche molto incentrati sull'arredamento e sulle nuove cosine per la casa. Se vi può piacere come idea, io lo farò e ne parlerò, quindi sono felice, insomma ragazzi, stanca perché appunto devo dormire, ho veramente bisogno di dormire, sono stanca ma felicissima perché alla fine appunto si è incastrato tutto come si doveva incastrare, un sacco, veramente l'universo ti manda dei segnali per aiutarti, tante di quelle volte che è bello anche notarle queste cose, e non sapete quante cose si sono incastrate proprio come dovevano incastrarsi. Comunque questo è quanto per oggi mia family, spero sia stato abbastanza lungo questo vlog, spero sempre, ho sempre paura di deludere le vostre aspettative per i video, quindi io vi do un bacio grandissimo mia family, voi vedrete questo video domani che è venerdì, quindi noi ci vediamo lunedì con un nuovo video, mi raccomando mettete like a questo video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale ed attivate la campanella, vi mando un bacio grandissimo, venite qua che vi do un abbraccio forte. Venite qua, forte, 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 vi stringo, vi abbraccio fortissimo. Buon weekend a tutti, bacio grande, ciao!